Lo studi per il palco e lo usi nella vita è un progetto oggetto di convenzione tra l'Ombudsman, il garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza delle Marche, e il Comune di Fano. Ed è un progetto che nasce quest'anno e speriamo che sia un progetto che abbia una lunga vita. È proprio rivolto al reinserimento sociale dei minori coinvolti nel circuito penale attraverso lo strumento rieducativo dell'arte e di tutto quello che è il mondo della cultura, gli strumenti e le espressioni artistiche, in questo caso il teatro, la danza, il canto. E andrà in scena uno spettacolo il 15 dicembre al Politeama alle ore 21, ricordo che è ingresso gratuito e chi vorrà potrà prenotarsi o venire direttamente quella sera, prenotarsi lo consiglio. È uno spettacolo pensato e strutturato dai registi Edoardo Frustacci e Marco Florio con il coinvolgimento dell'Accademia dello Spettacolo di Fano ed è un percorso che da più di tre mesi stanno facendo insieme a diversi ragazze e ragazzi appunto coinvolti nel circuito penale che andranno in scena insieme a attrici e attori già coinvolti appunto dalla stessa Accademia dello Spettacolo. Un lavoro che hanno fatto appunto da mesi su quattro cluster che sono diciamo quattro tematiche che vedremo anche all'interno dello spettacolo, tematiche che vanno a lavorare e a prendere confidenza con i temi del rispetto intorno appunto al tema della violenza contro le donne. Si parlerà di mafia e quindi di legalità. Ci sarà un cluster dedicato alla discriminazione e un'attenzione anche a quello che è l'identità e i percorsi dei migranti. Quindi uno spettacolo molto ricco, uno spettacolo che si propone di essere un primo passo di un percorso di collaborazione tra enti, il Comune di Fano e la Regione Marche, per un'attività di rieducazione e reinserimento sociale dei minori e delle persone appunto che sono all'interno dei circuiti penali e che insomma si riabilitano completamente e in modo corretto.